paura del futuro, dell'angoscia che deriva dall'instabilità, dalle scelte da compiere, dai cambiamenti. Oggi invece parleremo di solidarietà, cioè di quel sentimento che bisogna sottolineare proprio nei momenti terribili, quando si vede soltanto nero, quando si teme di essere lasciati soli. Però noi non parleremo oggi soltanto di solidarietà durante eventi drammatici, di grande eco, ma parleremo anche della piccola solidarietà quotidiana. Ma la solidarietà in fondo noi sappiamo che è un qualcosa, un sentimento, uno stato d'animo che ci mette in contatto con gli altri. Ma c'è una premessa da fare, come mai è selettiva? Perché non tutti siamo solidali con quello che accade genericamente a tutto. Cioè magari diciamo è accaduto un fatto strano, qualcuno risponde ma sì in fondo, quindi si separa da quello che accade. Quindi ha una valenza profonda, interiore, è qualcosa che riguarda noi stessi, il nostro modo come siamo stati educati, la nostra formazione, il nostro rapporto con gli altri, il nostro modo di essere con gli altri. Cercheremo di analizzare questi punti insieme. Allora vi do il nostro numero verde se volete chiamarci e fare delle domande al professor De Maio, oppure raccontarci degli episodi della vostra vita, di cosa pensate apposta della solidarietà. Dunque, il nostro numero verde è 800 555 941. 800 555 941. Allora, innanzitutto diciamo che cos'è la solidarietà. È uno stato d'animo, è un atteggiamento, è un sentimento? È un po' tutte queste cose messe insieme, perché in fondo rappresenta la predisposizione a comprendere e a condividere qualcosa che è accaduto all'altro. È un essere solido, cioè un esserci con l'altro, un partecipare profondo, non una partecipazione superficiale. Quindi una condivisione che non soltanto nell'agire, ma anche nell'esserci nei pensieri e nell'azione. Ecco, ma la solidarietà è un modo di comportarsi che deriva in qualche modo da sentimenti di altruismo che abbiamo dentro di noi? Penso di no, perché l'altruismo in fondo parte dal fatto che è una situazione, una predisposizione generica a dare agli altri, e inconsciamente è un modo per affermarsi e per esistere attraverso il dare agli altri. Quindi io do all'altro così che mi sento comunque, no? Io do genericamente agli altri. La solidarietà è molto più profonda, è un sentirsi senza chiedere, perché è un'identificazione. Io do all'altro e do indirettamente a me stesso, ma non per prendere, proprio perché mi sto identificando con quello che è accaduto all'altro. Comunque c'è una parte di altruismo nell'essere solidali con gli altri. Sì, ripeto, ma bisognerebbe fare questa distinzione tra l'altruismo generico piuttosto che tra la solidarietà profonda. Ecco, ma parlando appunto dell'altruismo, si può anche diventare altruisti dopo una vita passata, per esempio, a pensare solo a se stessi? Sì, molte volte gli eventi della vita, il momento in cui noi rompiamo quel circolo vizioso che ci porta soltanto a credere che siamo abbandonati, isolati, quindi dobbiamo pensare noi a noi stessi perché nessuno si prende cura di noi. Quando poi esiste una compartecipazione, apriamo questa porta al rapporto con gli altri, allora praticamente possiamo ritrasformare la nostra convinzione di vita e riprendere a dare e a partecipare alle cose degli altri, dare e ricevere, quindi in questo scambio che non è soltanto uno scambio di cose materiali, ma anche uno scambio di affetto, quindi di riconoscimento d'esistenza da parte nostra e da parte degli altri. Allora, voglio ridarvi il nostro numero di telefono, un numero verde, perché se volete partecipare con le vostre storie e anche con le vostre domande, potete chiamare l'800 555 941. 800 555 941. E gli egoisti possono avere comportamenti solidali? Sì, sembra strano, ma gli egoisti in fondo sono quelle persone di cui sopra, le persone di cui parlavamo prima, quelli che hanno chiuso il rapporto con il mondo. Ma esiste comunque una situazione, qualcosa che accade, per cui si identificano con quello che accade, con la sofferenza, perché spesso la solidarietà ha a che fare con la sofferenza dell'altro. E quindi nel momento in cui trovo qualcosa, un evento, che mi fa identificare con quello che è profondamente dentro di me, allora io incomincio ad essere solidale, perché trovo un amico, trovo un'identificazione, ed è un'identificazione non situazionale, ma una identificazione inconscia, profonda. Ma la solidarietà è qualcosa che si può pretendere, che si può chiedere e esigere? No.
Noi la pietiamo, ma quella diventa un'arroganza e diventa un ricatto. Poiché mi è accaduto questo, tu devi essere solidale con me. Questo non è possibile. Questo si può fare semplicemente come una compartecipazione o una partecipazione superficiale. La solidarietà è un essere con l'altro, essere solidi, cioè esistere, non soltanto una partecipazione. Vabbè, questo sta male, ma io gli faccio una telefonata piuttosto che gli regalo 1000 lire. Non è questa la solidarietà. E invece il rifiuto, oppure a volte anche l'incapacità di essere solidali con qualcun altro, comporta in noi dei sensi di colpa che poi ci fanno soffrire? Non sempre, anche perché il rifiuto ad essere solidali spesso è un rifiuto ad accettare quella determinata situazione, cioè ci mette in contatto con un nostro pregiudizio. È accaduto un determinato fatto, facciamo un esempio, è caduto un ragazzo dal motorino, ben gli sta, perché così non metteva era il casco, eccetera. Quindi questo pregiudizio, no, ci separa dal senso di colpa. Ma se invece qualcuno ha provato quell'esperienza o ha sofferto, l'ha immaginata questa esperienza, beh, certamente sarà solidale, dirà poverino, come mai, parteciperà diversamente. Ecco, diciamo che la solidarietà, come dicevo inizialmente, è selettiva, non è generica, altrimenti è altruismo. Allora vi ridò il nostro numero verde, se volete fare delle domande al professor De Maio o raccontarci le vostre storie, dirci che cosa pensate del sentimento della solidarietà, il numero verde è 800 555 941, 800 555 941. E adesso passiamo al nostro primo brano musicale. I Koracane sono una tribù rom di provenienza serbo-montenegrina e Fabrizio De André, in una delle ultime canzoni scritte che fa parte dell'album Anime Salve, ne dà un ritratto carico di umanità e di dolore, cercando però di andare oltre i cliché e i pregiudizi troppo diffusi. Ascoltiamo insieme. È venuto il tempo di andare.
corazzatevi spose e bambine, che è venuto il tempo di andare, con le vene celesti dei polsi anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. I Coracanè è una bellissima canzone di Fabrizio De André. E adesso torniamo a parlare di solidarietà e il nostro numero verde è 800-555-941. 800-555-941. Di ascoltare le vostre telefonate sul tema di oggi, che appunto è la solidarietà, veniamo alla nostra rubrica del bivio in amore, la rubrica che facciamo in collaborazione con il settimanale Gioia. Adesso noi vi racconteremo in questa prima parte della trasmissione una storia d'amore con le due possibili strade, i due possibili il bivio, le due possibili strade, quella della mente e quella del cuore, e poi nella seconda parte della trasmissione vi racconteremo la fine. E se volete leggere la storia con maggiori dettagli, appunto, la trovate nel numero di Gioia in edicola. Allora, la storia di Raimondo, che vive in una famiglia in cui ci sono continui contrasti tra i genitori, che rendono il suo carattere incerto, titubante, timido. Raimondo ama moltissimo la madre, che sente vicina alla sua sensibilità, e poiché alla fine è sempre lei a soccombere nelle discussioni, anche lui si sente perdente. Il suo modo di avere rapporti con le donne è strano e ambiguo, sceglie sempre ragazze di cui potersi occupare, persone fragili da aiutare a migliorare, però nella maggior parte dei casi le sue fidanzate poi si stancano di avere accanto un papà, un maestro di vita, vogliono emozioni, mistero, passione, sfida, e lui soffre perché non si sente apprezzato, perché si vede preferire tipi di scarso spessore intellettuale, conquistatori, e quindi somma relazioni a relazioni, scegliendo sempre queste bambine bisognose. Conosce Isabel, una ragazza che viene dall'est, è una ragazza povera che cerca lavoro, e lui le trova un lavoro in una emittente privata, in una radio, la ospita a casa sua e lei si innamora di lui, ma come abbiamo detto lui non vuole avere rapporti impegnativi, e quindi comincia un'altra relazione con una sua collega. Isabel accetta tutto da lui e continua a chiamarlo e vorrebbe vederlo, ma lui rifiuta di incontrarla, e quando finalmente riesce lei a convincerlo ad un incontro, fanno l'amore, finalmente c'è questo rapporto, che però non vuol dire niente per lui, perché poi dopo questo rapporto non smette di vedere la ragazza che un mese dopo lo chiama per comunicargli di essere rimasta incinta. Certo, è difficile prendere una decisione, anche perché il senso di colpa per quello che è accaduto sembra quasi rappresentare la punizione per l'errore, un errore commesso, si è lasciato andare. E il copione paterno, quello che è accaduto nella sua famiglia, ritorna rompente nella sua mente. Accettare questo figlio, accettare questa moglie senza amore, quindi rivive le scene quotidiane di una relazione che viene interrotta da una colpa reciproca, da un rinfaccio reciproco, e un bambino che diventa quasi una sorta di corda al collo. E questa è la prima possibilità. L'altra possibilità è una possibilità diversa, la possibilità di accettare soltanto il proprio errore, quindi la responsabilità di dare un nome a questo bambino, ma senza comunque dare null'altro, senza esserne il padre, essere soltanto il padre biologico, ma non il padre, diciamo, relazionale e fisiologico. Quindi vuole un figlio da amare vero, non un figlio estorto in qualche modo attraverso qualche ora d'amore. Quindi comunicherà questo ad Isabel e continuerà per la sua strada. Benissimo, noi vedremo quale sarà la scelta di Isabel nella seconda parte di Fantasticamente, ma adesso sentiamo chi c'è al telefono. Abbiamo Donatella che ci chiama da Mestre. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Donatella. Eccoci. Allora sì. Bene, voi bene? Benissimo. Allora, io sono un'insegnante di sostegno. Sì. Da prima per forza, poi per scelta. Sì. Da tantissimi anni. Sì. Io volevo dire questo e portare la mia ammirazione per le mamme. Sì. e per qualche papà. Non tutti i papà, soprattutto per le mamme. Sì. Che hanno avuto questi bambini, che hanno avuto problemi e che hanno problemi. Che lei vede quotidianamente. Che io, esatto, certo. Che vedo quotidianamente, per cui sono una meraviglia. Perché come vivono questa realtà? Perché i bambini, a parte l'inserimento all'interno della scuola, io ho la scuola media, per cui arrivano già cresciuti, già. Sì. Grandi. Ma soprattutto per queste mamme, un monumento per quello che riescono a fare, a dare, a contribuire, a lottare,
a lottare, ecco. Che creano pure, diciamo, proprio un ambiente di calore anche per gli altri bambini, non solo per i loro, così. Sì, sì, ecco, e soprattutto una cosa che poi è emersa, danno una mano anche a noi. Ah, certo, certo. Cioè, noi che veniamo chiamati normo dotati, sì, i bambini no, danno una mano, cioè si prodigano in una maniera incredibile. Volevo dire grazie a loro. La ringraziamo moltissimo anche noi, Donatella, di averci raccontato questa storia. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Io credo che a Donatella ci sia qualcosa di più della solidarietà in questo caso. Noi vogliamo dare la solidarietà a queste mamme, ma la cosa in più è questo rappresenta il vero amore. Cioè queste mamme amano profondamente questi bambini, quindi non sentono nemmeno che fanno qualcosa di straordinario, qualcosa di in più. C'è un'accettazione totale, quindi è la mamma con una M grande quanto un palazzo, potrei dire. È la vera mamma, quella che non vede soltanto il bambino perché è bravo, perché è più intelligente, perché è il più bello, perché è il migliore degli altri, ma vede il bambino come figlio, come persona, per quello che è e per quello che può rappresentare. Veramente meriterebbero un monumento. E poi è molto bello anche il rapporto di scambio di cui parlava Donatella, che molto spesso sentiamo riferire da persone che si occupano di bambini che hanno problemi, no? È proprio uno scambio di ma perché hanno imparato amore, proprio certo. A dare, hanno imparato proprio a dare. Quello che accade normalmente in un rapporto normale, diciamo, quando noi diamo per scontata la bellezza, l'intelligenza, la capacità del nostro bambino, alla fine non entriamo proprio più in contatto. Se ci parla non lo ascoltiamo, perché non speriamo che ci sia qualcosa di più o di nuovo. Tutto è già scritto, è stato già detto. In questo caso invece le mamme hanno sempre qualcosa da apprendere. Il cambiamento, il piccolo progresso, l'esigenza diversa. Allora tutto questo è il vero rapporto, non è il rapporto formale di ho un figlio, ho una figlia, poi cresce, perché come sta tutto bene, grazie. In realtà non so nemmeno che cosa stia accadendo. Quindi ci vogliono questi rapporti, dovrebbero insegnare a molti di noi come essere genitori e come vivere il rapporto con i figli. Adesso invece sentiamo Franca che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Mi chiamo appunto Franca, vorrei portare la mia testimonianza che poi non si discosta molto dalla signora Donatella, mi pare. Io devo dire, mio malgrado, che purtroppo per maturare questo pensiero così tanto nobile bisogna passare attraverso le traversie della vita, per cui a volte in noi è assopito, magari c'è perché è una cosa innata in tutti noi, ma quando scaturisce c'è una motivazione forte, per cui anch'io come mamma di una ragazza disabile ritengo che lei mi ha insegnato molto sotto tutti i punti di vista e anche per quanto riguarda questo sentimento che mentre invece colgo che negli altri è appena abbozzato o quantomeno ritengono di essere capaci di ciò, ma non è elaborato, non è tirato fuori al meglio, per cui io non mi sento superiore a nessuno, però dico grazie a mia figlia, mi ha indotta a riflettere proprio su questo sentimento che è la solidarietà. Che è una parola piccola ma dà significato immenso, perché in fondo se non fossimo solidali ci sarebbe molta molta più bestialità, malvagità nel mondo, no? Sicuramente. E allora forse ritengo che io ho un carico che nella vita dovrò portare avanti e per quale ragione, senza presunzione, forse ne avrò la capacità. Per cui grazie a Elena vi voglio salutare tutti quanti e vi mando un grosso saluto, un bacione. Grazie Franca, grazie. È una cosa vera che dice Franca, in fondo, che per riconoscere, per aprire questo spiraglio della solidarietà bisogna passare per una sofferenza. Spesso è una porticina sopita, nascosta, chiusa dentro di noi che diamo per scontato, molto superficiale. Poi quando accade qualcosa che può essere anche immaginato, non soltanto un evento negativo, quando entriamo in contatto con qualcosa, allora probabilmente si riapre questa porta e sentiamo che veramente non siamo bestie, quindi non viviamo soltanto per il nostro egoismo, ma viviamo anche scambiando cose con gli altri. La solidarietà in fondo è una parola piccola, come diceva Franca, ma grandissima, perché ci mette in contatto con l'universo del bene, del rapporto, dello scambio, della partecipazione, cioè è non essere più soli ma essere con l'altro e con tanti altri, quindi partecipare, non sentirsi più soltanto un nome, un cognome, ma una
persona inserita in un contesto. E diceva giustamente che molto spesso la solidarietà esiste in noi, però va elaborata, no? Bisogna rifletterci e tirarla fuori. Ma la solidarietà esiste in noi, però dobbiamo anche superare quel grande egoismo a cui oggi praticamente siamo tutti quanti proiettati. Egoismo che significa devo prendermi cura di me, devo arrivare per primo, devo guadagnare di più, devo raggiungere più scopi. Perché questo è quello che ci hanno insegnato in questi anni, prenditi cura di te, esatto. Prenditi cura di te. Non capiamo invece che prendersi cura di noi stessi significa anche poter prendersi cura degli altri, di noi stessi attraverso gli altri, come diceva Franca, quindi imparare attraverso gli altri, non soltanto raggiungendo gli scopi o le mete, diciamo, pratiche della vita. Benissimo, noi adesso chiudiamo questa prima parte della trasmissione, facciamo una pausa perché diamo la linea al GR1 e ci ritroviamo fra pochissimo a parlare di solidarietà. A più tardi.